E salve a tutti ragazzi e bentornati qua su questo secondo video di Granny, capitolo 2 ragazzi. È veramente diventato impossibile giocare a Granny adesso che abbiamo anche il nonnetto dalla sua parte. È diventata una cosa assolutamente sgradevole, ovviamente. Da una parte c'è Granny con la mazza, dall'altra parte c'è il nonno che ci ammazza. Non lo so. Boh, adesso oggi proveremo, siccome ho provato nello scorso video a girare un po' per casa, a prendere confidenza, insomma, vediamo se riusciamo. Se riusciremo, anzi, a concludere almeno una volta questo gioco. Quindi, play di nuovo. E ancora una volta, boff. Quindi, insieme Granny e Granpa, perché siamo lì, dobbiamo prendere mazzate destra e manca. Quindi, che ce ne frega, no? Difficoltà, ovviamente, la lasciamo easy, perché già è difficile. Insomma, farla di più non so se è conveniente. E Darker no, Extra Lock no. Per il momento concludiamo questo gameplay. Speriamo di concluderlo almeno in modo base. Granny sente tutto, il nonno è sordo e non è vero perché ci sente. Abbiamo visto nello scorso video, ha buttato per terra una chiave, è arrivato da tre piani sopra, ci ha sentito. Il nonno meno male, c'ha comunque la chiave al collo, dobbiamo prendere qualcosa, quindi dobbiamo accopparlo, abbiamo tratto un taser, dobbiamo utilizzarlo su di lui, probabilmente perché la nonna è immune. E tutto il resto già lo sappiamo, ragazzi, quindi direi di partire subito ancora una volta in casa dei fieri nonnetti. Ai! Day one. E siamo di nuovo. Ogni volta che comincia il gioco senti click che casca qualcosa. Cos'è che casca? Sembra il rumore della crucetta. Però non lo so, è possibile che il nonno sia là dentro che gironzola come uno stronzo e faccia scadere gli oggetti? Possibile. Allora, vediamo un po' intanto, signori, se tutto quanto funziona come deve funzionare. E attenzione, perché qui, ricordo, abbiamo la telecamera, qui abbiamo la sala della tortura. E ci vogliamo infilare il nonno là dentro, assolutamente. E qua sotto c'è appunto il porto con la barca, che probabilmente, con tutta probabilità, è una seconda via di. Qui dietro c'è la cassaforte. Abbiamo trovato il padlock key lo scorso video, ma non abbiamo fatto in tempo ad arrivarci perché ci hanno menato male e ci ha ammazzato. Quindi, signori, diciamo che tutto quello che abbiamo trovato nello scorso video non è che è servito poi chissà che cosa, perché tanto siamo morti. Ma il nonno trapassione che trapassa i muri. Ah, qui c'è la manopola. Dobbiamo tirare lì per aprire parte della porta sopra. Ok, ora in questo gameplay, se riusciremo ad fuggire, non so se riusciremo, ma cioè la prima via di fuga che riusciremo ad aprirci per prima. Guarda, nonno e nonno insieme lì. Mi ha visto Granny? No, non mi ha visto. Sta arrivando. Non so se mi vede da lassù. Sì, mi ha visto. Ha accelerato il passo. Avete visto? Avete visto? C'è qualcuno là sotto. Va bene. Va bene. Siamo sotto il nostro fiero letto. Allora, se non riusciremo a concludere magari prima la barca, fuggiremo con la barca. Se invece riusciremo ad aprirci la porta, fuggiremo dalla porta. Insomma, l'importante è andarcene da questo incubo, ragazzi. Ma sta continuando a cascar roba. Perché? Perché sta continuando a cascar roba? Ok, Granny non si manifesta qua sotto. Do you want to play hide and seek? Sentite, io questo qui comunque la chiudo perché mi fa cagare addosso. Se un giorno so qui che guardo di qua, ma arriva da là sotto perché malgrado, perché magari è andata là sotto, mi chiappo alle spalle e è morto. No, 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 no. Ok, nonno e Granny stanno di là. Ok, quindi vediamo un po'. Oh, ma che bello, stavolta non devo fallire. Qui non c'è. Devo sparare. Sì, possono un'altra, possono un'altra. C'è nonno al piano superiore. Devo sparare al nonno in qualche modo io. Non devo sparare a Granny, devo sparare proprio a lui. Io spero che Granny non venga però a sto punto. Eccolo. Bam! Funziona. Ragazzi, non funziona niente. Qua ceppo di legno lì nel mezzo. Ma l'ho colpito? Nonno. Ma non è rincoglionito forte. Altro che casa di cura sto nonnetto.
Purtroppo non funziona il taser. Ma cosa ci sta a fare sta arma? Non serve a... A niente serve. Trapassa. Cosa serve sta arma? Come funziona? E dei due. Cosa serve? Ragazzi, ditemi sotto nei commenti. Cosa serve il taser se tanto... Lo trapassa, non serve a niente, né lo stordisce né niente. Sbaglio io qualcosa? Devo tirare più lontano? Non lo so. Non ho assolutamente idea. Poi si era buggato, cioè, li andavo lì e sulla spallina non manco si girava. Ah no, no. Ma che sei rincoglionito? Rincoglionito forte, comunque. Non è rincoglionito. Guarda, va. Cos'è quella roba lì? Mi sa che in casa c'è... No, 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 no. Mi sa che in casa c'è qualche altra entità che fa volare gli oggetti. Perché è volata quella lampada? Perché è volato tutto? Io posso suonare anche il pianoforte. Oh! Oh, I see you! Oh, I see you, Marco! Nonno! Siamo al terzo giorno e siamo morti soltanto perché il gioco è marcio. Solo per quello, perché il nonno non si posta, cioè devi accopparlo. C'ha un piede di porco in mano, va bene, forse quello possiamo anche tralasciare, ok. Ma c'ha una chiave in mano, la chiave va presa. La chiave va presa perché sicuramente serve a qualche cosa. Ora io prendo la padlock key che spero... Yeah, ok, sempre qui, perfetto, guardate lì quanto... Cioè mi ha preso lì, poi non corre, è lentissimo questo personaggio, fa schifo. Andiamo giù a vedere se tante volte riusciamo a trovare un oggetto interessante. Cioè, un'arma che funzioni, c'è in questo gioco oppure devo inventarla io? Perché il taser fa cagare, non serve a niente, non serve assolutamente a niente. Testalo. Che cosa fa? Ah! Ok! Ok, ho capito, allora la grata si è aperta. Ma la porta l'ho chiusa io prima? Capite? Non mi ricordo. Mi è venuto in mente una cosa, ma se io tipo faccio così... Ci casca intelligente. Guardate, è una cosa incredibile. È incredibile. Ho messo l'oggetto all'interno della trappola. L'ha sentito, ma è venuta lì da me perché sapeva che mi ero nascosto. Accidenti a Granny, ma non è possibile, ragazzi. C'è il nonno lì. Io non riesco a fare nulla quest'oggi. Cioè, sta andando molto peggio dell'episodio scorso, ancora peggio. Ora qui ci sono anche libri di Slendrina, serviranno a qualcosa. Un libro. Oh. Ok. Oh. Oh sì. Oh sì. Oh no, la weapon key. Sta suonando la canzone di Slendrina. Non so se la sentite, ma sta suonando la canzone del tipo del primo Slendrina. Ok, adesso è distratta. E niente. Non si fugge. Il cesso nero. E Nisba. Nulla. Dai, però... Oh, c'era qualcosa scritto anche nel libro, non ci ho fatto nemmeno caso. C'è scritto qualcosa. Ora, sta a vedere che nonno sta di sopra, sono sicuro, guarda, eh. Ok. E ho trovato il gasolio. Ah! Ah! Ah!
già all'ultimo giorno, ragazzi. Abbiamo veramente il culo a terra. Siamo già all'ultimo giorno, ragazzi. Stiamo completamente finendo le vite minuto dopo minuto. È assurdo, ragazzi. È assurdo. Non stiamo includendo niente in questo gioco. Ma niente, eh. Lì c'è la safe key. C'è la safe key, c'è il coso. La cassaforte, ho usato la safe key qua dentro. Io dove stanno tutti quanti gli oggetti utili per concludere il gioco? Non ne ho idea. Qui non c'è nulla. La TV, per buon cavolo. L'orologio. Door lock. Ma che serve? Boh. Diary of Slendrina. Sicuro, eh. Porca miseria, però. No, dai, palle. Che colpo. Ma sei ovunque. Perché? È inutile, vado di sopra, tanto nonno sta di sopra, mi fanno paniccia insieme, mi ammazzano. Si mette a suonare. Se non c'è nonna, c'è nonno. Se non c'è nonno, c'è nonna. Se non c'è nonna, c'è sto cazzo. Here you are. No, 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 il Kraken. Addirittura. No, no, come si? No, no, no. Che ha fatto? Ha scureggiato. Porca miseria, devo riuscire, ci devo riuscire, cioè, in modo easy, cioè, perché è così difficile? Ma come si fa? Ma non trovi niente, cioè, quello lì poi, cioè, non puoi andare ovunque perché c'è o il nonno o la nonna, se li spari non funziona, devi trovare la cavolo di Weapon Key per prendere lo shotgun, però almeno quello funzioni! È possibile, non funziona nulla, tutto cade, tutto a pezzi! Riproviamo! Da fresco! Senza che ci siano i ginocchi troncati, si zoppia. Magari a concludere qualche cosa. Cavolo. You are. Non mi ha visto? Non mi ha visto nonno? Sì, ma che strano, vero? Vediamo se dico qualcosa subito. Non c'è nulla. Però questo lo attiverei subito perché comunque è un buon posto per nascondersi. Comunque un ottimo posto per nascondersi qua dentro. Non vieni Granny a suonare Slendrina? Eh? Non vieni a suonare Slendrina? Hai sentito? Fa cadere la roba da lui, fa casino. Il nonno non è rifinito, è quello sicuro, deve andare in una casa di cura più che altro. Oh! E queste? Cosa servono? Cosa servono queste? Cos'è che devo tagliare? Il cavo alla porta? Forse c'è un cavo alla porta? La botkey non ci serve adesso, possiamo tenerla lì. I see you. No, non è vero, non sono qua dentro. Cazzato il nonno. Purtroppo perché quando apro la porta mi si butta fuori perché è solida, l'hanno fatto. Non è come quelle vecchie dove trapassa. No, questa è solida la porta. I see you! Come ti permetti? E mi nascondo sotto il letto di nuovo.
Devo trovare il modo per trollare il nonno. In qualche modo devo buttarlo giù a terra. Devo trovare questa weapon key per farlo fuori. Prendere la chiave che ha al collo sicuramente è importante. Forse è la chiave di casa. Oddio, ce l'ho fatta. Gasolio. Ok, abbiamo aperto un altro passaggio. Guarda! Guarda, c'è Granny! Aveva sentito. Aveva sentito. No! Oh, no, ragazzi! No! Non sono sotto il letto, non sono sotto il letto, sono passato da lì, sono passato da lì. No, 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 lì! Arrivare a un certo punto ti prendono da una parte. Dov'è che vai? Dove fuggi? Dove vai? Non puoi andare da punte parti. Io ho trovato anche un oggetto completamente inutile per quello che devo. Cosa mi serve quella ancora? Io devo accoppare il nonno. In qualche modo devo accopparlo. Questa l'altra volta l'avevamo fatto. Oddio. Mamma, boh. Vabbè. Ok, vediamo, eh. Allora, io ho trovato di nuovo il taser. Ho il taser con l'aggeggio. Mi dice shoot, io posso sparare, ma a cosa? Cioè, mi serve relativamente. A sparare a Granny, per sparare al nonno. A cosa mi serve? Io dico, quali menti perverse hanno voluto creare un secondo episodio? Non bastava il primo, no, non bastava. Stun gun e stun gun ammo. Come fai a fare osso se ti vengono insieme? Giuro che questo. Giuro su Granny prima. Cioè, il primo Granny era anche abbastanza divertente. Questo fa solo incazzare. Questo fa solo incazzare. Vediamo, eh. Non va, non va, non funziona, basta, non funziona, non funziona un cavolo. Ora prendo la cruba e provo a tirare nel groppone. Penso, se non riesco a fare questo gameplay, mi sa che mi metterò a fare proprio pratica per proprio cercare in tutta casa se trovo tutti quanti le scappatoie dove nascondermi e tutto quanto il resto, perché fa solo incavolare. Ora provo a rompere l'altra scatola se ci arrivo. Sono tutti e due lì, sono tutti e due lì. Questo gioco diventa fattibile se giochi soltanto o con Granny o con il nonno. Ma se giochi con entrambi, anche in modalità semplice, è impossibile. Ma non perché. Cioè, vedi, cioè, riesci a fuggirli. Però se ti chiappano insieme da una parte e dall'altra, dov'è che vai? Dove? Non vai da punte parti. Ti chiappano. È matematico. È matematico. Non le puoi aggirare due persone in un posto così piccolo. È piccolo. Non puoi aggirarle.
Ok, un momento di libertà ce l'abbiamo, forse. Forse sì, forse. Dov'era l'altra? Sta di sopra dove c'è il nonno. L'altra cassa da rompere sta sopra. Ok. Madonna che schifo, ce l'ha rimessa a posto perché mi sono appoggiato male. Prendimi, ti prego, prendimi, ti prego, prendimi, prendimi! Era il quarto o il quinto giorno? Spero sia il quinto. Ho trovato la manopola. Se ci servisse a qualcosa. Un sacco di robe devo ancora trovare. Vaffanculo. Non me ne frega, non mi. Stanno entrambi lì. Come pretendi che una persona che voglia divertirsi in un gioco in questo modo possa riuscire a vincere? Come non fa, non vuole. Aspetta, ma questa porta? La security chi è quella che ha al collo il nonno? Vedi? Lui la può aprire la porta. Nonno può aprire la porta. Con la security key. Granny sta sotto. Gioco di merda, gioco di merda, gioco di merda, gioco più. Tipo!